ho chiamato per Lucrezia. Ha fatto un casino. Anzi, ha fatto il casino. Vado a prenderti le sigarette, vado. Io sono incinta e tu hai le sigarette. È solo incinta, non è infettivo. Per qualsiasi evenienza questo non è il posto giusto. Una notte e basta, che fastidio ti dà? Ma tu lo sai che cosa vuol dire incinta? No, spiegamelo. Scusami, e chi non lo dice a tuo padre? Ma lei gli fai... Papà, sono frocio. Chiudono. Chiudono, Rosa, chiudono. E tu lo sai cosa vuol dire? Dobbiamo tirare la cinghia e bisogna che tu trovi un altro lavoro. No. Io cerco lavoro ma non lo trovo, perché ho quasi 60 anni. Tu lo cerchi e lo trovi, perché ne hai 40 di meno. Ciao Giulia. Stiamo chiudendo. Dai, non ce l'hai un panino? Se vuoi ballare, devi imparare a controllarti. Guardi che io non sono così scema. È stato lui che ha chiesto di tirare fuori l'aggressività. E poi non ha nessun talento. Scusa, l'hai scelta tu? E ho sbagliato. E non è che ti stai sbagliando anche adesso? No, credimi, questa è sempre storta. A 30 giorni di ciclo al mese per me è un'esperienza devastante. Ragazzi! Ricominciamo la lezione, ok? Io lo tengo. Diamante, spostati! Spostati, Diamante! Diamante! Ma che cosa stai facendo? Spostate, tu vecchio di merda! E chiama bello, voglio. Allora? Non mi ha chiesto aiuto, ma io ho sentito dei rumori, cioè ero se non sa nemmeno se era lei. Sì, perché la chiamata veniva dal suo cellulare. La ragazza non ha detto niente, ma lei è certo e allora viene a sporgere denuncia. Ma di che cosa è certo lei? Mi scusi. Che cazzo vuoi? Voglio sapere da tu. Non perché sei mio? Cosa fai di bello, eh? Non puoi lasciarla sola. Ma tu che cazzo sei? È tuo o non è tuo? E di Mirko? Avevo bevuto quella sera. Io non bevo mai. Il Minotauro contro Teseo. Allora, c'è qualcuno che vuol dire qualche cosa? Oppure ci salutiamo qui? Io.